Un caffè e un uh, sospiro, il viaggio delle città che cambiano a Ortanova comincia da Annese con uh, il più giovane, la nuova generazione, con un incarico già di responsabilità uh, che è quello della gestione di questo nuovo punto vendita a Foggia. Come sta andando? No, tutto sommato, innanzitutto buongiorno a tutti, sta andando bene. Eh, ormai sono tre anni che diciamo, siamo ubicati a Foggia. E, Grazie a Dio stiamo avendo successo, ci stiamo facendo riconoscere anche sul territorio foggiano. Una bella sfida, partire da Ortanova, svilupparsi a Foggia e portare avanti un cognome importante che ha segnato come dire, un punto di riferimento nella pasticceria. No, assolutamente, io sarò sempre orgoglioso di mio padre perché comunque lo si è fatto più per ambizione che per necessità e diciamo è stata una sfida vinta che all'inizio non... Giustamente, dato la zona del viale della stazione che, come sappiamo, ha abbandonato negli ultimi anni, è stata una sfida finora vinta. Però la risposta è positiva? Sì, sì, assolutamente, sì assolutamente, molto positiva, almeno negli ultimi tre anni, nonostante pandemia e tutto il resto però. Stiamo andando, siamo orgogliosi di quello che stiamo esportando, di, 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 quello che stiamo, di quello che stiamo facendo, di come stiamo lavorando. Tradizione e innovazione, di solito quando arrivano le nuove generazioni portano aria nuova, aria fresca. Quali sono, penso che ci sono già dei cambiamenti, delle nuove idee che vorrei portare all'interno delle attività di famiglia? Sì, 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 stiamo valutando un po' di, di progetti anche eh, per cercare appunto di espandere il territorio non solo nel Foggiano ma anche diciamo allargarci un po' di più, più che altro perché crediamo e amiamo nel nostro territorio e è peccato che si perdono alcune sfide, e opportunità che magari non, 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 non possano rivelarsi soddisfacenti per altre circostanze. Il vostro punto di forza, quello per cui venite riconosciuti è il sospiro, qual è il segreto di questo dolce? Il segreto sono le materie prime da ormai dal 1928 che non... Cioè, puntiamo su quello, sulla qualità, sulle materie prime, cioè, senza, senza trovare vie, vie più sintetiche, infatti possiamo vedere qui la produzione è sempre la stessa, manuale, non, tutto a mano, a macchina, uova, è tutto, tutto fresco, tutto, tutto sempre da, da cent'anni ormai. Non è cambiato nulla. La scuola fra Ortanova e Foggia, quindi stai, stai scappando. Com'è vivere qui in questa città, qui ad Ortanova? No, vabbè, ci, ci, ah, ci sono dei grandi limiti come ci sono a Foggia, purtroppo sappiamo il posto, il territorio in cui viviamo, però cerchiamo di mettercela tutta almeno. Buon lavoro, grazie. grazie. Un punto di riferimento di Ortanova e non solo è la misericordia, da oltre 20 anni, quasi 26-27, segretario di questa realtà importante che punta a crescere sempre di più. Una scelta che ha cambiato il destino di molte persone in questo luogo? Sì, assolutamente sì. Eh, misericordia di Ortanova, appunto, tra qualche mese fa 30 anni di attività. Uh, sì, sicuramente ha cambiato uh, il destino di tante comunque persone, ma soprattutto uh, crediamo e speriamo che sia praticamente così, alleviato tante tante sofferenze. Un punto di riferimento, dicevamo, in questa realtà che connota anche il tessuto sociale di questa città, di questo comune. Uh, sì, uh, non soltanto praticamente di questo comune, ma anche comunque dei comuni limitrofi, ma uh, cerca praticamente di uh, riempire tutti quei vuoti istituzionali del comune, ma anche praticamente della provincia, della zona, dove comunque, grazie alla passione di tutti i volontari della Misericordia di Ortanova, andiamo praticamente a colmare e a riempire. Colmare dei vuoti, dare delle risposte a bisogni primari, ma anche inventarsi a volte delle attività che puntano a recuperare, a ottimizzare tutto quello che arriva e a dare anche un segnale di aggregazione a chi fa volontariato. Sono tantissime le attività, quali le più nuove, le più particolari? Eh sì, sono tantissime praticamente le attività, ma abbiamo praticamente bisogno di inventarci sempre comunque delle nuove attività che diventano di stimolo a dei volontari che comunque già da tempo stanno. Facendo praticamente così eh, ci siamo praticamente guadagnati la sicurezza che quel volontario ci rimane per tanto. Facciamo banco alimentare, banco ausili, eh, banco farmaceutico, eh, protezione civile. Sicuramente adesso la casa della Divina Provvidenza quindi la Mensa notturna per i poveri, servizio bagni, servizio docce, cioè tutto quello che praticamente può ehm, eh, aver bisogno comunque la società. Se eh, le istituzioni poi colmano praticamente quel vuoto noi immediatamente cambiamo praticamente direttive. Si lavora molto attraverso il volontariato, molto ancora attraverso le donazioni che arrivano di enti, eh, aziende, imprese che vi sono vicine. Tra l'altro abbiamo visto eh, guardando la vostra sede che ci sono dei lavori in corso per un progetto molto bello che eh, darà delle risposte a tante persone. Di che si tratta? Sì, appunto alla Casa della Divina Providenza ehm, c'è stato ehm, questi lavori sono partiti grazie comunque a una donazione di tutte le parrocchie eh, della Curia di Cerignola Ascoli Satriani, stiamo parlando di 60 parrocchie che hanno donato parte del, della loro offerta domenicale di Quaresima alla Misericordia di Ortanova e di un'associazione filantropica di Lucca Spazio Spadoni stiamo facendo questi lavori. Casa della la Divina provvidenza, dove avrà comunque un refettorio, avrà una cucina, avrà praticamente la possibilità di far dormire delle persone che viceversa dormono comunque in mezzo alla strada, dei servizi praticamente ehm, docce e dei servizi comunque bagno. È chiaro che quando arriva comunque la donazione per noi eh, tra virgolette è un problema perché è una, o qualcosa praticamente da fare, da compiere, quindi c'è comunque una responsabilità di coerenza, di praticamente in porto quello che comunque semplicemente con l'input della donazione viene comunque avviato. Tante attività particolari che necessitano anche di tanta formazione, quindi molti corsi di approfondimento e di aggiornamento, molti corsi formativi e una vacanza particolare che viene riservata a chi è qui alla misericordia. Sì, abbiamo bisogno praticamente di tanta formazione, un po' perché comunque attualmente lo richiede comunque la legge, non è più possibile fare quell'attività di volontariato in qualche modo così uh, uh, fatto in modo modo improvvisato. Uh, il volontario deve essere praticamente ben formato anche perché comunque abbiamo a che fare comunque spesso con la vita umana, con le persone, noi abbiamo a che fare praticamente con il servizio ambulanza, ma soprattutto facciamo una formazione tecnica, ma anche soprattutto una formazione umana perché non siamo le istituzioni siamo qualcosa praticamente di diverso abbiamo 800 anni praticamente di storia e non ce li possiamo praticamente vendere lo spirito va alimentato assolutamente sì e grazie praticamente lo spirito lo alimentiamo anche con questa strana um, idea in pratica diamo ai nostri praticamente volontari la possibilità di una vacanza ma che in realtà non è una vacanza un investimento della misericordia di Ortanova. I nostri volontari li mandiamo a Lourdes dove fanno attività di volontariato all'interno delle piscine di Lourdes e ti ritorna, grazie praticamente a quell'investimento, un volontario con un, uno spirito completamente diverso. Sono tante le storie che vivono in questi luoghi, storie di gente che qui si innamora, si sposa, mette su famiglia, ma anche storie come quella di questo ragazzo che vediamo qui che sono arrivati a chiedere e poi sono rimasti a dare. Assolutamente sì, sono storie di, di bellezza che se riesci praticamente a cogliere in ogni storia questo senso praticamente di bellezza, in qualche modo ti, ti riempie il cuore. Ma soprattutto questo spirito praticamente di bellezza noi eh, lo, lo trasmettiamo attraverso praticamente i social perché crediamo che in questo praticamente momento storico pieno 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 di brutte praticamente notizie deve uscire qualcosa eh, di... di bello, qualcosa che ti faccia praticamente continuare a vivere, e noi puoi praticamente vedere attraverso i nostri comunicati stampa o attraverso praticamente la nostra pagina social, che parliamo solo ed esclusivamente di cose positive. Potremmo litigare, ma le, le, le polemiche non servono, c'è già tanta altra gente, altri enti che comunque fanno polemiche, da noi escono solo storie belle di vita. Poco distante dai luoghi del soccorso un nuovo restyling per il brand di pane e pizza Caricone, il primo ad aver aperto un bar accanto alla panetteria. Oggi da circa un mese Antonello ha scelto di rafforzare ancora meglio la sua identità proprio qui e creare basi solide per un'ulteriore espansione. Lo slogan è il cuore caldo della Daunia perché Ortanova è il centro della capitanata. Da qui nasce anche la nuova campagna di comunicazione che riprende i simboli della Daunia antica. Sono simboli rivisitati e rivisti per attualità la connessione fra territorio e prodotto. E questo è il tema che accompagnerà anche nei prossimi anni lo sviluppo futuro, spiega Antonello Caricone. Adesso dobbiamo posizionare bene Ortanova. Questo spazio è un regalo alla città. La definisce una follia, una bella follia che rifarebbe ancora. Qui infatti c'è uno dei pochi sistemi di produzione, almeno nel meridione, per la standardizzazione. Significa che consente di portare lo stesso prodotto nei vari punti di distribuzione, pane caldo sempre, altissima varietà di prodotti, un elemento importante che poi fa da traino a tutto il resto. È sui prezzi invece la difficoltà maggiore, saltano gli schemi di settimana in settimana. Cerchiamo di tutelare il cliente finale, spiega Antonello. Cerchiamo Cerchiamo di trasmettere stabilità. E Caricone qui dal 1925 e fra poco compie 100 anni. 3-4 le generazioni che si sono alternate. Il mondo del pane e della pizza è sempre stato il core business di famiglia. Poi l'obbligo è stato quello di stare al passo con i tempi, come avere l'angolo bar nel panificio, la gastronomia da asporto. Stare al passo con i tempi significa capire che non tutti riescono a cucinare a casa, che le esigenze e le famiglie sono cambiate e che c'è bisogno che più di una persona in casa lavori. Ecco perché. Che nascono posti come questo in cui prendi pane, pasta e anche da mangiare e come cambiano tempi e famiglie lo si legge bene raccontando il mondo della scuola. Salernitano, consigliere del, dell'amministrazione comunale ma anche all'interno dei cinque reali siti e da molti anni insegnante in, in questo istituto superiore che è un po' è il punto di riferimento proprio dei cinque reali siti. Un'esperienza a 360 gradi, quindi un osservatorio particolare per capire la comunità di Ortanova. Come si compone questo centro? uno dei più grandi o forse il più grande dei è cinque grande, reali siti. Il più grande. Siamo la città capofila. Infatti Ortanova ha circa 18.000 abitanti e poi ci sono le altre realtà che sui 5.000, 4.000, parliamo di Stornara, Stornarella, Carapelle e Ordona. Come si fa per non farle essere delle isole, ma delle realtà comunicanti, collegate, vicine? Beh, questa è una domanda molto bella perché eh, proprio Sinceramente quando partecipavo al primo consiglio dei 5 Reali Siti, proprio di questo si parlava, perché si parlava così bene i 5 Reali Siti, unione, unione, e poi mi rendevo conto che nella praticità non è affatto così, perché noi abbiamo ragazzi di Ordona, io parlo sempre dei ragazzi perché parliamo del mondo scuola, abbiamo ragazzi di Ordona che non hanno la possibilità di frequentare la scuola Ortanova per problemi di trasporti pubblici, c'è il pullman, non è che non ci sia, però sono orari. Veramente è fuori da ogni norma, cioè un ragazzino arriverebbe qua alle sette e mezza del mattino da Ordona, che parliamo di cinque chilometri, quindi eh, giusto parlare di unione, però per parlare di unione bisogna fare un lavoro a monte, cioè intanto collegare questi paesi tra di loro, perché nel momento in cui c'è un collegamento con i mezzi pubblici tra tutti i paesi vuol dire che ogni ragazzo dei cinque reali siti avrà le stesse opportunità e gli stessi diritti di qualsiasi ragazzo di qualsiasi città d'Italia. Soprattutto si resta e si interagisce in questo territorio, non si va a Foggia. Ma nulla togliere a Foggia, ci mancherebbe. Però ripeto, avendo noi una realtà scolastica che veramente non ha nulla da invidiare alle altre realtà scolastiche, che possono essere di Foggia o provincia di Foggia, ci sembra anche giusto farla crescere. Per poterla farla crescere, sarebbe l'ideale quello di far partecipare i ragazzi dei 5 Reali Siti, cittadini dei 5 Reali Siti. Alla nostra scuola avere la possibilità di poter frequentare una scuola che è sita Nova, una scuola che comunque offre tantissime cose. Parliamo un po' di numeri di questa scuola. Quanti studenti? Quanti allora, indirizzi? Parliamo di circa 700 studenti, parliamo di sei indirizzi scolastici, eh, che sono liceo classico, liceo scientifico e tecnologico, liceo delle scienze umane e liceo linguistico. Uh, poi abbiamo l'ottico e abbiamo il professionale del commercio, quindi parliamo di sei indirizzi, una comunità di circa 700 alunni, quindi parliamo anche di numeri importanti. È una scuola sempre aperta, una scuola molto, non lo so, uh, fuori dal comune. Perché dico fuori dal comune? Perché. Ad esempio oggi, che sono le due del pomeriggio, abbiamo tanti ragazzi che si sono fermati a scuola e stanno facendo un progetto sul teatro. Altri ragazzi stanno facendo un progetto, su progetto sull'artistico, uh, sì, per i murales e quant'altro. Quindi l'idea di una scuola aperta, mattina e pomeriggio, dove i ragazzi possono usufruire della scuola, possono usufruire uh, de, de, degli strumenti che, ha, che dà la scuola, è una cosa, secondo me, molto importante. Soprattutto in un territorio dove tanti ragazzi, dopo pranzo, non sapendo che fare, fanno cose semmai non, non belle. È una scuola che quindi dà una risposta non solo culturale e formativa, ma anche sociale. È un luogo di aggregazione, deve rispondere a una realtà con delle problematiche, a ragazzi che arrivano da famiglie anche diverse, disagiate, con delle difficoltà. Quindi particolarmente importante avere questa concezione, questa visione più lunga. Certo, eh, anzi è importantissimo perché... Una scuola dove tutti bravi eh, non è più scuola. Poi anzi, per noi è una sfida ogni giorno proprio eh, lavorare con questi ragazzi che all'inizio veramente non è facile gestirli o perché non c'è la presenza dei genitori o per altri motivi. Però abbiamo veramente nati ragazzi disagiati. Però la nostra soddisfazione, la mia personalmente, è proprio quando vedo questi ragazzi che si formano, si creano un avvenire, prendono un diploma. Ho visto tanti ragazzi che all'inizio veramente Dice è impossibile, invece non era impossibile perché oggi sono diplomati, lavorano, abbiamo ragazzi, un ragazzo di Ortanova ad esempio che a scuola non era un, uh, un campione però oggi ha un'agenzia immobiliare a pescare, che è una delle agenzie immobiliari più importanti della regione, parliamo di un ragazzo ortese di 32 anni che veramente è cresciuto tantissimo e per me queste sono anche soddisfazioni personali, quando vedo un momento in cui vedo un ragazzo che è passato anche Uh, delle ore insieme a me sia didatticamente che non solo didatticamente e poi vedere che si realizzano raggiungono degli obiettivi e soprattutto si fanno valere anche fuori dal territorio eh, questa è, è veramente la risposta giusta da dare a noi politici che dovremmo attivarci soprattutto ripeto per far crescere questo territorio e per poterlo farlo crescere Dobbiamo unire i paesi, dobbiamo lavorare sui trasporti pubblici, dobbiamo lavorare su tante cose per parlare veramente poi di unione dei cinque reali siti. Anticipato un po' una mia domanda. Eh, la scuola dà delle risposte, tante risposte le deve dare la politica dal punto di vista amministrativo, le consigliere. Come, come stanno le cose qui ad Ortanova? Allora, dal punto di vista amministrativo stiamo lavorando tantissimo. Immagino che noi siamo insediati nel che era maggio 2019. Dopo neanche un anno di... che ci siamo insediati è iniziato il lockdown, questo ha, fre ha frenato veramente tantissimo tutte le attività ovviamente, due anni di lockdown hanno rallentato un po' tutto, però ci siamo dati da fare, soprattutto se ti faccio un esempio pratico, a Ortanova abbiamo creato un lab vaccinale che abbracciava i 5 reali siti, quindi abbiamo dato la possibilità, ancora oggi c'è, a tutti i cittadini dei 5 Reali Siti di poter usufruire di un hub vaccinale su Ortanova, se no si dovevano spostare su Cerignola. Io sono stato delegato dal sindaco come responsabile COC, quindi per quanto riguarda i vaccini ho seguito tantissimo la situazione, è stata veramente un lavoraccio, però la soddisfazione è vedere che il 96% dei cittadini dei 5 Reali Siti hanno fatto il vaccino e queste è già sono delle risposte una risposta certo uh, soprattutto poi ovviamente c'è da ringraziare in qualità di responsabile COC ringrazio infinitamente il personale medico, il personale infermieristico, i vigili urbani, le associazioni del territorio che veramente si sono anche loro imboccate le mani che ci hanno dato una mano veramente ci hanno dato una mano a portare avanti questo discorso ab vaccinale che ti assicuro in un periodo di pandemia mai vissuto prima, quindi... E delle stata, paure anche, eh, dei eh, timori. Le paure, tanti timori, i Novavax, persone contro e quant'altro, noi siamo riusciti comunque a portare avanti questa cosa nel migliore dei modi. Ancora oggi lab vaccinale è aperto, ovviamente prima era situato in una palestra del secondo circolo, adesso visto che è aperto solo un giorno a settimana, non aveva senso lasciare una palestra solo per un giorno a settimana e quindi i ragazzi non potevano usufruirne, le abbiamo... Si, si sposterà in un'altra sede che sarà comunque non scolastica e quindi non andrà a intaccare la didattica dei ragazzi. Ortanova è un paese prevalentemente a vocazione agricola, con una bella realtà di cantine, con questa scuola che è punto di riferimento, un altro punto di riferimento importante è la Misericordia. A parte questo, che cos'altro si fa ad Ortanova? Com'è la comunità? Allora, eh, la comunità Ortese all'inizio. Era un po' di però poi ho avuto delle belle risposte proprio in maniera attiva, ho visto veramente tanti giovani e tanti cittadini che eh, cominciavano a chiedere e oggi chiedere è una cosa importantissima, perché eh, c'è ancora l'abitudine, qualcuno se mai che mi serve un certificato, faccio proprio un esempio, vado nella praticità della cosa, no? per avere un certificato chiedo il piacere a, non è così che funziona assolutamente, tu per avere un certificato è un tuo diritto, non devi chiedere favore a nessuno vai nell'ufficio di competenza e ti danno il certificato mentre tante persone sono abituate a dire grazie per cose che spettano di diritto e quindi bisogna smuovere un po' la coscienza dei cittadini e rendere i cittadini attivi io personalmente lavoro tanto sui giovani per fargli capire che la politica non è solo una cosa cattiva dove non lo so, le ruberie assolutamente io eh, docente ero, docente sono rimasto in tre anni di esperienza ho fatto tanti sacrifici sia familiari che personali perché comunque ti ruba tanto tempo, però è una soddisfazione poi vedere le persone che ti rispettano non per quello che, eh, che rappresenti, ma per la persona che sei, perché sei una persona comunque disponibile. E loro, io penso che oggi i cittadini hanno bisogno di questo tipo di politica, una politica vicina ai cittadini. E noi, almeno io personalmente cerco di farlo tantissimo. Chiunque viene a bussare alla porta, a chiedere informazioni o quant'altro, sempre le porte aperte, diamo sempre le risposte. Mi chiedono qualcosa di illegale, perché succede anche questo? Tranquillamente glielo dico, è impossibile perché è una cosa che non si può fare. Una cosa che si può fare, cerchiamo di farla. Questa mattina av avremmo voluto anche incontrare il sindaco, il primo cittadino, che ci sembra insomma a casa sua, il suo comune. Ci ha detto che non rilascia interviste, ci siamo dispiaciuti un po'. Come mai questa, questo diniego? Eh, diciamo, io sinceramente non entro nel personale perché non saprei cosa risponderti. Però ti assicuro che Mimo la Sorsa, il dottor La Sorsa, è una persona squisitissima, una persona veramente che si sta impegnando tantissimo per, uh, per la propria città. Eh, qualcuno dice che è un sindaco assente, invece, io dico il contrario: è un sindaco fin troppo presente. Uh, almeno due o tre giorni a settimana è sempre al comune e lui già durante la campagna elettorale fu chiaro con i cittadini sono un medico e porto avanti la mia funzione di medico però sta portando alla grande avanti sia la funzione di medico che la funzione di primo cittadino forse non, ha, non vuole rilasciare interviste per, perché non gli piacciono i fari puntati è una persona, però è una persona veramente che lavora tantissimo ma soprattutto riesce a tenere unita una squadra che a bocca di tanti, siamo una squadra disunita quando poi non è affatto vero. Anzi, siamo una squadra unita, lavoriamo insieme, le decisioni le abbiamo sempre prese insieme e condividiamo tutto. Quindi, Questo è il motivo, poi... non so il motivo per cui lui abbia detto di no personalmente.